Salve e benvenuti. Partiamo con questo corso di polizia commerciale. Siamo io, Marco Orlandi, ed il collega Massimo Nicoletti. Vi ricordiamo come Recording sempre. in progress. Salve. Oggi affrontiamo io, Marco Orlandi, e il collega Massimo Nicoletti una lezione riguardante la polizia commerciale. Ricordatevi ovviamente che i microfoni dovranno essere chiusi e al momento in cui avete modo di dover fare delle domande, alzate la mano nella chat o comunque sia, interagiamo però una alla volta per non creare confusione. Queste sono le regole base, sono già state scritte in chat, ma che le ricordo per non creare confusione e sovrapposizione. Partendo da quella che è la polizia commerciale, da quelle che sono le condizioni principali per poter esercitare tale tipo di attività, questo è molto importante, vi sono determinati requisiti. I requisiti per esercitare le attività commerciali e sono requisiti di tipo morale e requisiti di tipo professionale. Morale e, ho inserito tra parentesi, la dizione onorabilità, in quanto rappresenta un sinonimo che molto spesso troviamo anche nei manuali. Comunque, sostanzialmente, vi ricordate quelli che sono i due requisiti fondamentali, uno da un punto di vista morale e l'altro da un punto di vista professionale. Poi andiamo a vedere nel dettaglio che tipo di requisiti sono e quando servono gli uni e quando servono gli altri. Per quanto riguarda i requisiti morali, non, partiamo quindi al negativo, non possono esercitare le attività commerciali. Quali tipi di soggetti, ci dice la normativa? Coloro che sono stati dichiarati delinquenti, abituali, professionali o per tendenza, salvo però che abbiano ottenuto la riabilitazione. Che cosa significa questo? Innanzitutto, i requisiti morali parto da un principio a contrario, cioè quando non si possono esercitare questi tipi di attività, attività ovviamente commerciali, perché questo è l'ambito che andiamo a trattare. Si dice che i delinquenti abituali, professionali o per tendenza, è importante sottolineare e riportare quella che è l'eccezione, perché non sempre questi tipi di soggetti non possono esercitare tali attività commerciali, in quanto se è sopraggiunto un provvedimento di riabilitazione, che quindi azzera, diciamo in termini semplici, più pragmatici, la loro condizione di soggetti delinquenti, hanno ottenuto la riabilitazione e quindi ripartono praticamente da una condizione ex novo nella quale praticamente questi soggetti possono avere l'opportunità di poter esercitare tale tipo di attività. Inoltre, sono coloro che hanno riportato una condanna. La condanna deve essere sempre in base al principio di la presunzione di innocenza, quindi la condanna deve essere una sentenza, quindi un provvedimento definitivo, un provvedimento giurisdizionale definitivo, passata in giudicato, quindi definitivo, come vi dicevo, per un delitto, quindi si rientra in una specie di reati, perché come ben sapete i reati si dividono in delitti e contravvenzioni, quindi in questo caso siamo nell'ambito dei delitti, non colposo, quindi di natura dolosa, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a 3 anni. Questo ce lo dice la normativa sostanzialmente. Qui c'è poco da ragionare, è soltanto quello che la normativa riporta. Sempre che sia stata applicata in concreto una pena superiore al minimo edittale. Ora, al di là dell'aspetto finale di questo paragrafo, che ci dice dei termini che sono previsti ex lege riguardanti la pena detentiva, di per sé va fissato come concetto che non possono esercitare quindi questo tipo di attività dei soggetti che da un punto di vista morale sono in una situazione normalmente deficitaria, perché al punto 1 abbiamo i delinquenti, siano essi di qualsiasi natura, abituale, professionale o per tendenza, a meno non abbiano ottenuto il provvedimento di riabilitazione e quindi ritornano in una condizione, tra virgolette, normale per poter esercitare l'attività. Al punto 2 abbiamo i soggetti che hanno riportato una condanna con sentenza passata in giudicato, quindi una condanna definitiva per un delitto, quindi per un reato di tipo delittuoso di natura dolosa, non colposa. Questo
Quindi sono tutti quei soggetti che si trovano in una determinata situazione, ovviamente di contrasto morale e, tra virgolette, etico, per poter esercitare un'attività commerciale. Dopodiché, coloro che hanno riportato, sempre con sentenza passata in giudicato, in questo caso fissate bene la definitività dello status del soggetto, quindi queste sentenze passate in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti, vedete come anche in questo caso si parla dei delitti previsti in una particolare sezione del codice penale e sono, ve li ho riportati poi fra parentesi, i delitti contro l'industria e il commercio. Va da sé che coloro che hanno avuto una condanna, una sentenza definitiva per un delitto commesso e riguardante una sezione che va a disciplinare gli abusi e le contravvenzioni, comunque sia gli illeciti di natura penale riguardanti la materia dell'industria e a maggior ragione del commercio, di per sé è logico che non possono esercitare questi tipi di attività, perché vanno a commettere degli illeciti penali che contrastano direttamente la materia per cui dovrebbero esercitare tale tipo di attività. Oppure altri tipi di reati di una certa importanza, di un certo peso da un punto di vista giuridico, da un punto di vista penale, quali la ricettazione, il riciclaggio, l'usura, rapina e questi ve li ho messi, questo è soltanto un elenco dove potete comunque sia studiare, comunque potete fissare quelli che sono i concetti fondamentali. È importante capire quando ci si trova in questa particolare condizione. E questo ovviamente è derivato dal fatto che questi soggetti devono aver commesso determinati tipi di delitti ben precisi, ben identificati ed identificabili, che vanno ad incidere sulla natura commerciale o comunque sia annessa e connessa a questa determinata materia, oppure vanno a incidere su determinati tipi di reati di una certa importanza da un punto di vista penale. Dopodiché, al punto 4, hanno riportato sempre, vedete, con sentenza passata in giudicato, quindi nei punti 2, 3 e 4 avete tutti questi delitti commessi da questi soggetti con sentenza definitiva, in questo caso nel punto 4 sempre legato a reati che vanno ad incidere ad illeciti penali riguardanti materie quali l'igiene e la sanità pubblica. Ovviamente pensate a coloro che esercitano attività commerciale in materia di alimenti, ad esempio, e che quindi vanno ad incidere su ciò che riguarda l'igiene, per esempio gli alimenti tenuti in una condizione igienico-sanitaria non conforme, di per sé il legislatore ha giustamente pensato che questi soggetti non sono idonei ad esercitare tale tipo di attività. Ovviamente è necessario che vi sia una sentenza definitiva, sempre per il famoso principio di innocenza, a meno che non vi sia una definitività nella natura processuale. Al punto 5, sempre con sentenza passata in giudicato, hanno avuto due o più condanne, questo ce lo dice il legislatore, negli ultimi 5 anni rispetto all'inizio dell'attività, della loro attività ovviamente di natura commerciale, legata a reati di natura delittuosa riguardante frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti, vabbè, previsti dalle leggi speciali, perché comunque le leggi speciali, come ogni legge speciale, va a disciplinare quelle che sono le particolarità di determinate discipline. Però diciamo che la ratio, il fumus di questo punto 5 è dettato dal fatto che anche in questo caso ci sono frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti. Quindi, come vi dicevo, nel punto 4 abbiamo una condizione igienico-sanitaria, ad esempio degli alimenti. Nel punto 5, nel fatto che comunque sia, non viene in alcun modo rispettati quelli che sono i parametri legati anche in questo caso alla preparazione, ad esempio, di determinati tipi di alimenti, quindi per non rischiare l'intossicazione di eventuali clienti e quant'altro, quindi reati di natura che il legislatore ha giudicato delittuosi. Delittuosi per quanto riguarda questa determinata fattispecie. Al punto 6 abbiamo coloro che sono sottoposti ad una delle misure
previste da una determinata normativa, che è il decreto legislativo 159 del 2011, che va a disciplinare determinate materie legate ad una condizione di documentazione antimafia. Questa l'ha voluta inserire il legislatore per dare maggior risonanza, maggior risalto a quelle che sono l'incompatibilità con determinate condizioni e l'esercizio dell'attività commerciale, oppure sono legate alle misure di sicurezza che vanno ad incidere il determinato status del soggetto, quindi situazioni di particolare gravità legate al soggetto o all'organizzazione di cui il soggetto fa parte. Questi requisiti morali hanno dei limiti temporali che riguardano un divieto di esercitare l'attività. I limiti temporali sono sanciti dal legislatore e sono 5 anni. Ci interessa capire 5 anni a partire da che cosa? O dal giorno in cui la pena è stata scontata, o dal giorno in cui la sentenza è passata in giudicato, a meno di riabilitazione, come vi ricordate al punto 1. Quindi c'è un lasso di tempo entro il quale il soggetto non può esercitare l'attività commerciale, sono appunto sanciti in 5 anni, a partire da determinati parametri di riferimento, che sono la pena è stata scontata, quindi il soggetto ritorna in uno status, fra virgolette, normale. Uso dei linguaggi semplici per farvi capire il nesso che c'è tra quelle che sono le sentenze passate in giudicato, comunque la situazione di uno status del soggetto, per darvi proprio l'idea della situazione e del pensiero del legislatore che sta alla base. E l'altra, appunto, dal giorno in cui la sentenza è passata in giudicato, perché comunque il delinquente abituale che ha ottenuto un provvedimento, una sentenza legata alla riabilitazione dello stesso, ritorna in uno stato, come vi dicevo, normale, che quindi può avere tutti quei diritti e quei doveri legati anche all'esercizio dell'attività commerciale. Dopodiché affrontiamo quelli che sono i requisiti professionali, quindi abbiamo questa situazione di requisiti morali e professionali. Per quanto riguarda i requisiti professionali, sottolineo che è importante, è necessario avere almeno uno dei seguenti requisiti. E quali sono questi requisiti? Sono, ad esempio, aver frequentato con esito positivo un corso di formazione professionale legato alle materie attinenti all'attività commerciale, per esempio di preparazione e somministrazione di alimenti. Quindi la frequenza e soprattutto il superamento di un esame con esito positivo legata al corso professionale legato alle materie, come ad esempio la somministrazione, materie di attività commerciali che andremo ad esercitare. E questo, diciamo che è ovvio, comunque sia, è un qualche cosa che va da sé, nel senso è legato a questo corso, quindi i corsi che sono indetti a livello o regionale oppure dalle province autonome di Trento e Bolzano, perché Trento e Bolzano non sono regioni, ma sono due province autonome. Dopodiché, il fatto di avere per almeno 2 anni, anche non continuativi, negli ultimi 5 anni, esercitato un'attività di impresa nel settore o alimentare o nella somministrazione di alimenti e bevande e aver prestato la propria opera come o come dipendente qualificato o addetta alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti oppure come semplice socio lavoratore, quindi oppure altre situazioni come essere il coniuge, il parente, l'affine entro il terzo grado dell'imprenditore che ha intestato l'attività, oppure essere soltanto il coadiutore familiare. Tutto ciò ovviamente deve avere un riscontro, cioè non devono essere lavoratori, diciamo, al nero, ci devono essere dei riscontri contributivi INPS, che comunque danno la liceità dell'attività che lo stesso esercita. Quindi questo è un discorso banale, però comunque sia la legge ovviamente lo sottolinea. Quindi il fatto che per almeno 2 anni, che non devono essere continuativi negli ultimi 5 anni, il soggetto ha esercitato l'attività commerciale nell'attività che andrà a intraprendere, con il legislatore ha pensato di dare una qualunque qualifica all'interno della stessa attività, sia che sia appunto, addirittura si è spinto fino al coniuge, oltre che pensare al socio lavoratore oppure il dipendente, comunque abbia cognizione e contezza dell'attività che andrà ad esercitare. Dopodiché abbiamo il possesso, quindi deve essere uno di almeno questi requisiti,
di un diploma di scuola secondaria superiore o una laurea triennale, oppure una scuola di indirizzo professionale che riguarda materie attinenti al commercio o alla preparazione o alla somministrazione di alimenti. Quindi mi viene in mente l'istituto alberghiero o comunque altre facoltà universitarie o comunque sia diplomi di scuole superiori che siano attinenti a attività legate al commercio oppure legate agli alimenti, quindi che abbiano una cognizione dell'attività che si andrà ad esercitare. Infine, seppur di natura residuale, abbiamo ancora il concetto di REC, cioè l'iscrizione al registro degli esercenti il commercio, che ormai è stato soppresso, quindi non esiste più, però per chi l'ha ottenuto in una situazione antecedente rimane come diritto acquisito per poter iniziare un'attività di natura commerciale. Poi affrontiamo quelli che sono, quindi siamo passati. Marco, scusami, una cosa sola, mi permettevo. No, se ritorni un attimo sulla slide di quella prima. Questa. Allora, sì, l'iscrizione al registro REC, al registro esercenti il commercio, cosiddetto REC, è stato abolito, è stato soppresso quando è stata introdotta la legislazione nazionale sul commercio, il decreto legislativo 114 del 1998. Questo decreto legislativo che ha completamente modificato il mondo commerciale è andato proprio a eliminare questo registro di esercenti, andando a delineare come requisiti per la professione quelli che Marco ha illustrato, cioè requisiti morali e requisiti professionali. Per cui, ecco, diciamo, per dare un arco temporale da quanto tempo è stato soppresso questo registro di esercenti, è dal 1998, per cui sta parlando di un bel po' di anni. Scusa Marco, continuo pure. No, no, prego, prego. Solamente una precisazione per dare un inquadramento. Certo. Allora, quelli che sono i requisiti morali e professionali, se avete dei dubbi o delle domande, le possiamo affrontare, ovviamente se non avete capito quelli che sono i concetti, perché quelle che sono poi le situazioni di studio, ovviamente lo studio sarà una situazione personale di ognuno di voi. I concetti penso siano abbastanza chiari. Comunque, se non avete capito e volete fare delle domande, alzando la mano potete intervenire, anche perché ora affrontiamo un altro argomento, che è il commercio in sede fissa. Allora, io vi ho riportato i parametri che sono legati alla legge regionale toscana del 2018, la 62 del 2018. Ovviamente, i parametri della legge regionale si possono discostare di alcuni valori. Per esempio, mi viene a mente nell'esercizio di vicinato. La legge in Toscana è previsto una superficie di vendita fino a 300 metri quadri. La legge nazionale può prevedere fino a 250 metri quadri. Oppure ci sono delle leggi anche regionali, per esempio della regione Liguria, che prevedono gli esercizi anche di vicinato con dei metri quadri ovviamente diversi, perché come vi ho detto la legge nazionale prevede alcuni parametri, la legge regionale toscana è quella di riferimento, almeno per quanto mi riguarda, nel porta degli altri, però diciamo che sostanzialmente i concetti non sono modificati, non cambiano. Quello dipende anche dalla singola regione in cui affrontate i concorsi, però sostanzialmente oggi deve essere un tipo di lezione nella quale vengono sanciti e conosciuti e fissati i concetti. Quelle che sono poi le varie sfumature sono delle varie sfumature che dovrete vedere come riferimento in base alla regione in cui affrontate il concorso. Fatto sta che per la logica delle fonti del diritto, la legge nazionale e la legge regionale, sostanzialmente i concetti base sono i medesimi. Allora, entrando nel dettaglio, vi dicevo, l'esercizio di vicinato, abbiamo una superficie di vendita fino a 300 metri quadri. Ora, questa è una parte molto di studio e poco di ragionamento, però ci proviamo anche a ragionare su questi concetti. La media struttura di vendita, ovviamente, è superiore a 300 metri quadri e a questo punto il legislatore inserisce altri parametri, che sono la popolazione del comune di riferimento.
Se non supera i 10.000 abitanti, si rientra ancora nel parametro di media struttura di vendita fino a 1.500 metri quadri. Se si supera i 10.000 abitanti, allora il concetto si estende a 2.500 metri quadri. La grande struttura di vendita, che quindi sono i metri quadri che vanno dalla superficie di vendita di riferimento, che abbiamo visto precedentemente, altrimenti si rientrerebbe nella media struttura di vendita, fino ai 15.000 metri quadri. Siamo già nella grande struttura di vendita, quindi. In quanto, dice, la superficie di vendita, se è maggiore rispetto a metri quadri, le medie strutture di vendita, detto sostanzialmente, e non superiore ai 15.000 metri quadri. Questo, ovviamente, legato al concetto della legge regionale toscana, ma sono concetti anche estesi ad altri tipi di regioni, ma anche ad altri tipi di riferimenti con la legge nazionale che deve essere sempre tenuta in considerazione. Dopodiché, terminate quelle che sono le strutture di vendita, passiamo ai centri commerciali. Che cosa sono i centri commerciali? Sono vari esercizi commerciali inseriti in una struttura con una destinazione specifica, ma tutte queste strutture commerciali hanno delle infrastrutture comuni e degli spazi gestiti unitariamente. Allora, centro commerciale, i Gigli, Campi Bisenzio, possiamo avere come attività commerciali, ora non so se all'interno ci sono, presumo di sì, comunque, l'Old Wild West, Yamamay e GameStop, quindi sono vari esercizi commerciali, però ad esempio i bagni per i clienti sono in una struttura comune, quindi non sono i bagni di GameStop, di Yamamay oppure di Old Wild West, ma sono dei servizi unici legati al centro commerciale, anche se all'interno dello stesso sono comprese varie strutture di vendita, varie attività commerciali. Per superficie di vendita, che cos'è la superficie di vendita? A questo punto abbiamo detto metri quadri, numero di popolazione e quant'altro, però che cos'è la superficie di vendita sostanzialmente? È l'area. Marco, scusa, Sì. no, puoi tornare un secondo indietro sul discorso dei centri commerciali? Volevo fare una. Allora, i centri commerciali, ora non so se magari poi lo spiegherai un pochino dopo, non abbiamo potuto concordarci su questo punto. Allora, all'interno dei centri commerciali ci possono essere varie tipologie di commercio in sede fissa. Avete presente tutti un centro commerciale? Cioè nel centro commerciale c'è la media struttura di vendita, che potrebbe essere, che ne so, una rivendita di elettrodomestici, di Uno simile televisori, sta bagnando. oppure ci possono essere esercizi di vicinato, cioè il negozietto che è un pochino più piccolo. Quando viene individuato il centro commerciale, ritornando sulle metrature, se vedete non è indicato la superficie totale del centro commerciale come nella grande struttura di vendita. Cioè, la grande struttura di vendita vuol dire per esempio un supermercato, è un'unica marca, senza fare pubblicità, ma comunque ne conosciamo tantissime, e lì all'interno c'è solamente quella società lì, quell'attività lì. All'interno dei centri commerciali ci possono essere varie attività. E non è che il centro commerciale si definisce da una metratura in su, sicuramente da superiore a 15.000 metri quadri, perché ovviamente ci può essere una grande struttura di vendita dentro, o più grandi strutture di vendita, ma poi ci possono essere anche medie e esercizi di vicinato. Ogni attività avrà la sua, diciamo, superficie di vendita e poi. Cioè, la superficie di vendita, la totalità della superficie in realtà non viene calcolata dando una metrica precisa. Era questo, scusate, forse non sono stato chiaro. Cioè, il centro commerciale non è che si definisce centro commerciale che è superiore a 15.000 metri quadri. Il centro commerciale si definisce quel complesso dove al suo interno ci sono attività varie con la loro metratura, che è diversa. E il centro commerciale che cos'è? È un contenitore dove ci sono tutta una serie di spazi comuni, tipo come ha detto bene Marco, i bagni, gli ascensori, le scale mobili, però poi ogni attività ha una sua, Grazie.
metatura, sono diverso. E grazie, devi spingere il microfono, però è già attivato 3 volte. Vai, Marco, scusa. Sì. Allora, per superficie di vendita che cosa si intende? La superficie di vendita è un'area o delle aree che hanno come scopo quello legato alla vendita, quindi che sono destinate, hanno come fine ultimo quello della vendita. Quindi sono, per esempio, le aree che comprendono banchi, scaffalature, vetrine, locali che possono essere frequentati da clienti oppure dove vengono esposte delle merci e che comunque si legano direttamente a tutto ciò che riguarda la vendita. Non rientra nella superficie di vendita quelli che sono magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici e servizi. Quindi sostanzialmente nell'area o nelle aree di vendita è tutto ciò che rappresenta il front office, cioè tutto ciò che può essere fruibile dal cliente, quindi che è aperto al pubblico sostanzialmente. Quello che non rientra, quindi che fa parte di quello che è il back office, queste sono mie definizioni, però penso facciano capire in maniera immediata e lampante quelle sono le differenze, rientra tutte quelle attività in cui il cliente non ha accesso, sono magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici e servizi, quindi legati a quella che è la parte di back office. Allora, per l'esercizio di vicinato si possono esercitare determinati tipi di attività e determinati tipi di funzioni legati all'apertura dello stesso oppure al trasferimento dallo stesso. Oppure al trasferimento da una sede ad un'altra o all'ampliamento, la riduzione della superficie di vendita, sempre comunque in questo caso legate e circoscritte a quelli che sono i riferimenti normativi dei metri quadri previsti ex lege dalla normativa regionale in questo caso, e che quindi tutti questi tipi di attività legata all'esercizio di vicinato viene effettuata mediante una SCIA. Una SCIA che deve essere presentata all'attività che si occupa a livello comunale di questo tipo di comunicazione, quindi che acquisisce questa comunicazione in forma sostanzialmente telematica di questi tempi, che è il SUAP, quindi lo sportello unico delle attività produttive. Dopodiché abbiamo le medie strutture di vendita, gli stessi tipi di attività che abbiamo visto per gli esercizi di vicinato, legate all'apertura, trasferimento di sede, ampliamento della superficie e quant'altro, sono invece soggetti ad un determinato tipo di provvedimento amministrativo, che è l'autorizzazione. Autorizzazione che viene rilasciata dall'ufficio comunale dedito e adibito a questo determinato tipo di mansione, che è il SUAP. C'è una tempistica in questo caso. La tempistica viene determinata dalla normativa e ci dice che trascorsi 90 giorni da quando ha ricevuto la domanda, il SUAP, deve ritenersi accolta quando non c'è una comunicazione di provvedimento di diniego. Quindi abbiamo una sorta di silenzio assenso legata ad una tempistica e al fatto che l'amministrazione non si è espressa in maniera negativa per tale tipo di autorizzazione. A differenza di quanto previsto per l'autorizzazione legata al SUAP, invece, la modifica del settore merceologico, quindi il settore da alimentare, ad esempio, a non alimentare, è soggetta a SCIA, quindi a segnalazione certificata di inizio attività. Questo per avere uno snellimento nel procedimento, null'altro che stabilito dal legislatore, ma che va comunque sia sostanzialmente a dare un maggiore input di economia procedimentale legata alla situazione del provvedimento di autorizzazione, che in questo caso è la SCIA. Le grandi strutture di vendita, anche in questo caso questi tipi di attività come l'apertura, trasferimento di sede, ampliamento di superficie e quant'altro, sono soggette all'autorizzazione rilasciata dal SUAP. È importante capire che la domanda di rilascio dell'autorizzazione viene valutata e viene comunque sia presa in considerazione, analizzata e si esprime con un parere
la cosiddetta conferenza di servizi che trovate nella legge 241 del 90, che viene indetta dall'ente di riferimento che ha un interesse in gioco più ampio, possiamo dire, che è il comune, entro il termine di 60 giorni da quando viene ricevuta. Quindi il comune, l'ente locale, ha un termine per valutare mediante conferenza di servizi e un termine previsto ex lege di 60 giorni da quando la domanda di autorizzazione viene ricevuta dall'ufficio comunale che si interessa di questa determinata situazione. Conferenza di servizi, come vi dicevo, quella prevista dalla legge 241 del 90, può decidere con una sorta di maggioranza dei suoi componenti nel termine 90 giorni dalla convocazione. Questo che cosa significa? Tornando indietro, perché questo è un passaggio tecnico, diciamo, ma che a volte nei quiz può essere richiesto per fare selezione. Quindi la domanda di rilascio ha un termine previsto ex lege, 60 giorni. Ovviamente viene indetta, abbiamo detto, la conferenza di servizi. Conferenza di servizi a questo punto entra in gioco in questo iter procedimentale e la stessa non è che può avere un tempo infinito per decidere sulla determinata situazione. Innanzitutto abbiamo un quorum, che è la maggioranza dei suoi componenti, che dà la decisione con l'esito positivo. E poi abbiamo un termine di 90 giorni che è previsto dalla convocazione della stessa. Altrimenti, se il legislatore non fosse intervenuto per definire dei termini, potrebbe andare anche avanti all'infinito. Ma diciamo che in senso, come vi dicevo prima, nel linguaggio tecnico-giuridico utilizzato, è quello di ragionare sempre in un'ottica, oltre di tempistica, anche di economia procedimentale. La domanda, si diceva, deve essere accolta, quindi si intende accolta, quando sono trascorsi 120 giorni dalla data di convocazione della conferenza dei servizi e l'amministrazione non si è espressa in maniera negativa con un provvedimento, quindi per iscritto, e comunque in un termine di 180 giorni dal ricevimento. Quindi o l'amministrazione si esprime con esito negativo con un provvedimento scritto, e anche in questo caso c'è un termine massimo che il legislatore dà e che è un termine di entro 180 giorni da quando ha ricevuto la stessa. I centri commerciali abbiamo apertura, trasferimento di sede e ampliamento legata ancora una volta all'autorizzazione che viene rilasciata dall'ufficio competente, e anche in questo caso la modifica del settore merceologico legata al centro commerciale è sottoposta a SCIA. Esercizi commerciali che sono all'interno della stessa struttura sono soggetti a SCIA da presentare al SUAP successivamente al rilascio dell'autorizzazione. Quindi in questo caso, a parte la definizione che l'autorizzazione può essere presentata anche da un unico promotore se vi sono vari promotori, questo è un passaggio molto importante. Perché? Per quanto riguarda ciò che riguarda la struttura nel suo complesso, ve lo diceva Massimo. Per quanto riguarda il contenitore, che è il centro commerciale, il provvedimento amministrativo di riferimento è l'autorizzazione che viene rilasciata dal SUAP. Ma siccome questo contenitore è composto da varie attività che sono all'interno dello stesso, per quanto riguarda le attività che fanno parte di questo contenitore, si segue la logica dell'autorizzazione mediante SCIA, perché ogni singola attività ha una storia a sé sostanzialmente. Quindi quella che è del centro commerciale segue una procedura, anche se sono inserite all'interno determinati tipi di attività commerciali, e le singole attività commerciali seguono un'altra procedura, rispettivamente autorizzazione e SCIA. Capita a volte. Marco, Sì, dimmi. scusa, no, abbi pazienza. Volevo fissare un attimo dei concetti ai ragazzi in questo senso. Allora, abbiamo visto che ci sono principalmente due grossi procedimenti per l'apertura delle attività commerciali in sede fissa. Da una parte, e tutti e due fanno riferimento alla legge 241 del 90, cioè volevo che fosse inteso da chi ci ascolta, perché a volte mi rendo conto nei corsisti che
che c'è una settorialità e non c'è una multidisciplinarità nello studio. Cosa voglio dire? I temi che abbiamo utilizzato, scia e autorizzazione, sono tutti e due procedimenti amministrativi che si rifanno, e lei ha accennato giustamente te, Marco, alla legge 241 del 90. E la legge 241 del 90, che è una legge di principi a cui tutte le pubbliche amministrazioni e anche tutte le altre società che comunque gravitano nell'ambito del settore pubblico si devono rifare per che cosa? Per fare in modo che alcuni titoli autorizzatori siano erogati nella stessa maniera e con le stesse tempistiche su tutto il territorio nazionale. La legge 241 del 90 è stata una legge che ha completamente modificato il mondo della pubblica amministrazione e lo ha modificato perché ha imposto alle pubbliche amministrazioni appunto di dare dei tempi ben precisi per dare modo alle attività in questo caso di poter iniziare. Volevo far capire soprattutto un concetto importante che non so se magari è stato ben evidenziato, soprattutto per quanto riguarda gli esercizi di vicinato. Cioè, nel momento in cui noi inviamo cioè no, inviamo perché ormai non esiste più, ormai è un portale dove vengono inserite tutta una serie di documenti che devono essere presentati in un certo formato, di solito PDF o JPEG, e la procedura accoglie e fa un primo controllo, magari anche solamente sui formati e sul numero dei documenti che devono essere presentati, io sono l'esercente dell'esercizio di vicinato, posso iniziare al momento in cui ho la ricevuta da parte del portale SUAP. Cosa voglio dire? Voglio dire che la procedura della SCIA è una procedura molto semplificata. L'ufficio ti dice: bene, per aprire attività devi presentare questi documenti, compilare questi moduli, te li inserisci o te come esercente, come titolare, oppure lo fai inserire da una persona abilitata ad entrare nei programmi che messi a disposizione dalle pubbliche amministrazioni appunto per segnalazione certificata di iniziatività, che mandi, inserisci su questo portale tutti i documenti. Il portale, nel momento in cui fa il primo controllo e dice: ok, i documenti che ti mi hai presentato sono validi, vanno bene, ti rilascia una ricevuta. Questa ricevuta ti dà la possibilità di iniziare immediatamente l'attività. Un potere semplificatorio molto, molto vasto, molto, e molto ha contribuito a semplificare la vita, soprattutto per appunto i gestori degli esercizi vicino. Marco ha illustrato invece come e le tempistiche necessarie invece per quanto riguarda il titolo autorizzatorio. Anche il titolo autorizzatorio, cioè l'autorizzazione, si rifà sempre a un procedimento amministrativo. Anche lì dovranno essere presentati dei documenti che potranno essere presentati sempre nella stessa modalità con il portale, però qui si parte una procedura molto più lunga perché appunto abbiamo visto che deve esserci una valutazione da parte dell'ente, e in alcuni casi, soprattutto per quanto riguarda i centri commerciali, c'è addirittura la istituzione di una conferenza di servizi che, e facciamo un piccolo ripasso anche alla legge del 41 del 90, che dovrà essere convocata dal responsabile del procedimento. Ovviamente anche in questi provvedimenti di autorizzazione ci sarà un responsabile del procedimento al quale potranno essere poste delle domande o avere dei chiarimenti riguardo alla. Scusa Marco, però mi sembrava necessario fare anche un quadro un pochino più anche procedurale su questo. Vai, continua pure, grazie. Allora, ci sono attività legate ad un subingresso, cioè nel senso ci sono delle situazioni in cui abbiamo il soggetto che dovrà subentrare all'attività di riferimento, all'attività commerciale,
e quindi è soggetto ad una comunicazione che deve essere presentata al SUAP, che ovviamente è legata al territorio di riferimento. Ci sono delle eccezioni. L'eccezione riguarda le attività svolte su aree pubbliche quando cessa il contratto di affitto di azienda e il titolare del titolo abilitativo fa nello stesso momento un nuovo trasferimento della gestione dell'attività, non deve assegnarsi preliminarmente il titolo, dice, ma tale comunicazione viene fatta direttamente dal subentrante. Quindi cosa ci dice? C'è un'eccezione che riguarda le attività non su aree private ma su aree pubbliche, legate alla cessazione del contratto d'affitto d'azienda, e il tipo di comunicazione, cioè il soggetto che deve esercitare la comunicazione legata ad un nuovo trasferimento dell'attività, non è legata al titolo e quindi legata al soggetto che è titolare del titolo abilitativo di riferimento, ma la comunicazione viene fatta in questo caso dal soggetto che subentra, cioè dal soggetto che effettua il subingresso. Questa è un'eccezione legata alla normativa del subingresso, che comunque di per sé racchiude quelli che sono gli elementi chiave dello stesso istituto legato appunto tra un subentrante e un subentrato dell'attività commerciale di riferimento. Il subentrante, quindi colui che subentra, deve dichiarare il trasferimento dell'attività al SUAP prima che inizi l'attività, ovviamente, oppure, nel caso in cui c'è la morte del titolare dello stesso, deve avere al massimo entro un anno dalla data del decesso. Cessazione dell'attività, la cessazione di una delle attività è soggetta a una comunicazione e deve essere fatta al SUAP, quindi quando si decide di cessare l'attività commerciale è necessario fare questa comunicazione all'organo tecnico di riferimento comunale, quindi al SUAP competente per territorio. E anche in questo caso il legislatore ha posto una tempistica, che sono entro 60 giorni dalla cessazione della stessa. Quindi se cessa un'attività è obbligatorio comunicare che la stessa cessa, ovviamente all'organo di riferimento comunale che si occupa di tale attività, che ormai abbiamo detto è il SUAP. Il concetto legato alla pubblicità degli orari ci dice che bisogna che l'orario di apertura, di chiusura, quindi tutto ciò che riguarda l'orario dell'attività commerciale, deve essere reso noto al pubblico, quindi ai potenziali clienti, con determinati tipi di forme che la norma ci disciplina, e sono i cartelli che devono essere ben visibili, oppure altri mezzi idonei di informazione che possono essere anche social. Quindi è necessario in questo caso rendere nelle forme, nelle maggiori possibilità che comunque il soggetto ha, perché pensiamo alle vecchie attività commerciali, magari legate anche a soggetti anziani, non hanno la possibilità o comunque non hanno anche la dimestichezza di poter affrontare anche il tipo di attività mediante una pubblicità legata ai social. Però il concetto, e questo è importante capire, la ratio che sta alla base della pubblicità degli orari è che ciò deve essere reso nelle forme possibili, le forme più idonee possibili, deve essere resa la trasparenza dell'orario dell'attività stessa per gli eventuali clienti che possono fruire di questo tipo di attività. Poi abbiamo la pubblicità dei prezzi. Anche il prezzo deve essere reso in modo chiaro e ben leggibile, mediante un uso di un cartello o comunque mediante altre modalità idonee allo scopo. Quindi che cosa ci dice sostanzialmente la norma? La norma è a tutela del consumatore, sia per quanto riguarda, abbiamo detto, gli orari. Quindi dare la maggior trasparenza e la maggior diffusione di quelli che sono gli orari legati all'attività commerciale di riferimento, sia per quanto riguarda i prezzi legati ai prodotti dell'attività. Ovviamente ci sono in questi casi, come tutte le norme, hanno delle eccezioni, quindi per quanto riguarda i prezzi. Le eccezioni sono derivate dal fatto che in alcuni casi si può utilizzare anche un unico cartello per determinati tipi di prodotti. E le eccezioni sono: per i prodotti di oreficeria e di antiquariato, basta che sia leggibile un cartello all'interno dell'esercizio,
oppure la mancata esposizione dei prezzi, però per il tempo strettamente necessario all'allestimento dell'esposizione. Quindi, nel caso in cui per praticità ci deve essere un'esposizione delle merci, prima dobbiamo pensare all'esposizione, ma non deve passare un lasso di tempo troppo lungo da quando viene esposta la merce e quando viene applicato il prezzo, sempre nell'ottica, questo è importante, di un ragionamento di logica di tutela del consumatore a 360 gradi. Per le vendite straordinarie, che molto spesso vengono richieste in sede di esame, in sede concorsuale, abbiamo la liquidazione, la quale affronteremo qua nel dettaglio, la fine stagione, e vi parto praticamente da quelle che sono nel dettaglio, quelle sono la liquidazione, la fine stagione, sono andato troppo avanti. Quindi, in questo caso, la liquidazione, che cos'è? Sono tutte quelle merci. Innanzitutto è necessario fare una comunicazione preventiva SUAP almeno 10 giorni prima di quando si pensa di poter mettere in atto la liquidazione delle stesse. Poi sono effettuate per vendere nel più breve tempo possibile le merci che sono delle merci, sono comunque sia disponibili nella disponibilità dell'attività commerciale in una logica appunto di un'ottimizzazione della vendita. Vi sono dei casi che sono previsti dalla normativa e sono tassativamente previsti. E sono i casi legati alla cessazione dell'attività commerciale, quindi la liquidazione si lega poi a stretto giro di vita a cessazione dell'attività commerciale, cessione dell'azienda in toto oppure parziale dell'azienda nella quale si effettua questo determinato tipo di vendita, il trasferimento da un locale a un altro oppure la trasformazione in toto o parziale dei locali di vendita. E la legge regionale toscana, in questo caso, per quanto riguarda l'ultimo punto, ha introdotto che il rinnovo del locale, quindi abbiamo o la trasformazione in toto o la trasformazione parziale, ha dettato dei parametri di riferimento che sono legati ad almeno l'80% degli arredi dell'esercizio. Per quanto riguarda la fine stagione, si riguardano i prodotti che hanno un carattere, diciamo, eccezionale legato alla stagionalità oppure ad esigenze legate alla moda, che sono praticamente soggette ad un deprezzamento se non vengono venduti entro un lasso di tempo che può essere un lasso di tempo delineato nel tempo, quindi un lasso di tempo preciso, sempre legate a carattere stagionale oppure di moda. In questo caso, chi è l'ente che individua quando può iniziare la vendita di fine stagione? Quindi sia l'inizio e sia la durata della stessa. È un organo politico ed è, nella fattispecie, in questo caso, identificato nella giunta regionale. Quindi abbiamo, diciamo, di fatto un indirizzo politico legato alla fine stagione, quindi alla vendita di fine stagione, e un indirizzo politico, anche in questo caso, che può variare da regione a regione, come ben sapete. Per esempio, pensiamo a questa vendita dei prodotti che hanno, per esempio, seguono il carattere della stagionalità, perché è proprio la giunta regionale, è proprio l'indirizzo politico che va a definire sia quando inizia questo tipo di attività e sia il lasso di tempo entro il quale viene esercitato questo tipo di attività. Vorrei aggiungere, E scusami un attimo, sì. riguardo ai saldi. A parte che siamo in un periodo di Natale e subito dopo Natale, come ha detto bene Marco, a seconda del decreto della giunta regionale di competenza, inizieranno i saldi, per cui in alcune regioni inizieranno già addirittura il 31 dicembre. La regione Toscana di solito è il sabato o il giorno successivo alla Befana o il sabato successivo e hanno una durata di 60 giorni, per cui poniamo dal 7 di gennaio Toscana, ma poniamo anche in altre regioni, la durata dei saldi delle vendite in fine stagione durerà fino al 31
7 marzo e corrispondente a 60 giorni dall'inizio, per quanto riguarda invece le regioni che iniziano, cioè, 60 giorni che iniziano dopo, però diciamo che l'arco temporale è questo. Come d'estate di solito iniziano ugualmente fine giugno, primi di luglio, e anche lì proseguono per 60 giorni. Allora, per quanto riguarda le vendite straordinarie, quindi questa dicotomia tra vendite straordinarie e pubblicità dei prezzi, ci si lega ad un aspetto che riguarda sostanzialmente, nello specifico, le merci che sono oggetto di vendite straordinarie. Per queste merci devono essere indicate, cioè la normativa, il legislatore ci dice che deve essere indicate il prezzo normale di vendita, lo sconto applicato e il ribasso espresso in percentuale. Questo perché, sempre per una logica, come vi dicevo, di tutela del consumatore, capire il prezzo iniziale, il prezzo finale e quanto sconto è applicato, per una questione di trasparenza, per una questione appunto di tutela del cliente che andrà comunque sia ad acquistare, almeno a livello potenziale, questo determinato tipo di prodotto. Dopodiché passiamo al commercio su aree pubbliche. È una modalità di commercio, quella che vedete, forse quella più legata alla nostra attività di polizia locale o municipale, che dir si voglia. È l'attività di commercio che viene esercitata sostanzialmente in due settori. Uno, sui posteggi dati in concessione, due, in forma itinerante. Ovviamente è possibile esercitare tale tipo di attività in qualunque area pubblica, abbiamo detto, ove ovviamente non vi è un divieto espresso dall'ente locale di riferimento. L'attività commerciale su area pubblica è soggetto, per quanto riguarda i posteggi dati in concessione, ad un'autorizzazione che viene rilasciata dal SUAP, se viene effettuata in questa modalità. Per quanto riguarda la forma itinerante, la SCIA, che comunque sia, è legata ad un esercizio, come vi dicevo, non in sede fissa nell'area pubblica, ma in sede mobile. Attività mediante posteggio: si ha l'autorizzazione per l'esercizio dell'attività, la concessione di un posteggio che viene rilasciata contestualmente dal SUAP. Per la durata, in questo caso, abbiamo un'eccezione. La legge regionale toscana, la 62 del 2018, prevede 12 anni. Quando si parla, per esempio, di alcune normative che abbiamo ritrovato, possiamo trovare anche il termine di 10 anni. Questo è però sancito per coloro che affronteranno concorsi in Toscana, 12 anni come termine stabilito dalla legge regionale specifica. Un soggetto, questo è importante, non può essere titolare o possessore di più di due concessioni di posteggio per ciascun settore merceologico, quindi legato al settore merceologico, nel caso in cui il numero complessivo dei posteggi nel mercato o nella fiera sia inferiore o uguale a 100. Quindi lo stesso soggetto per un settore merceologico, mettiamo alimentare o non alimentare, questo decidete voi, non può avere più di due posteggi se l'area di mercato o della fiera di riferimento sia o inferiore o uguale a 100 posteggi. Se invece supera i 100 posteggi, che è l'altro tipo di situazione, può avere una situazione legata al soggetto, quindi al titolare della concessione, che può avere un numero massimo di tre concessioni di posteggio. Quindi il discrimine è dettato dal numero di posteggi legato al mercato o alla fiera e dal numero stabilito dal legislatore, che è 100. Quindi fino a 100 per lo stesso settore merceologico ci possono essere per lo stesso titolare un massimo di due posteggi, quindi il posteggio 1 e il posteggio 2, mettiamo. Se si supera il numero di 100 posteggi, allora il soggetto può avere, sempre per lo stesso settore merceologico, mettiamo alimentare perché l'esempio vi facevo precedentemente, il posteggio 1, 2 e 3, non più di 3. La stessa autorizzazione che abbiamo, che vi dicevo prima, precedentemente tornando indietro, l'autorizzazione rilasciata dal SUAP, quindi appunto 1, i posteggi dati in concessione, fa sì che oltre ad esercitare l'attività nel posteggio di riferimento, ad esempio all'interno di un medesimo mercato, può esercitare nell'ambito territoriale regionale l'attività in forma itinerante
o ne posteggi occasionalmente liberi nei mercati e fuori mercato, quindi lo può esercitare in sede fissa nell'ambito del mercato per cui ha avuto la concessione, oppure lo può esercitare in forma itinerante, però il legislatore dà un limite spaziale, quindi un limite territoriale che è legato a confini regionali. Questa autorizzazione, inoltre, abilita anche a partecipare alle fiere a livello nazionale. Dopodiché abbiamo i criteri di assegnazione dell'autorizzazione, quindi l'autorizzazione alla concessione, che può essere nel mercato, fiera e quant'altro, dipende per i criteri di assegnazione, quindi. Il maggior numero di presenze maturate nel mercato, oppure di riferimento, fiera, posteggio fuori mercato e quant'altro. L'anzianità complessiva maturata, anche in maniera non continua, dal soggetto che richiede tale tipo di diritto, diciamo sostanzialmente, che è la risultanza di ciò che viene riscontrato e che è riscontrabile nell'iscrizione del registro delle imprese per il commercio su aree pubbliche. Quindi abbiamo un primo parametro, maggior numero di presenze maturate nel mercato. Se abbiamo le stesse presenze nel mercato, se rossi e bianchi hanno 7 presenze entrambe, allora andiamo a vedere qual è l'anzianità complessiva maturata dai soggetti che si giocano il posteggio, per esempio, in un determinato mercato. E questo può essere oggetto di riscontro per quanto riguarda l'iscrizione al registro delle imprese. E ovviamente, per dare una maggiore garanzia, una maggiore tutela, il legislatore ha stabilito che l'anzianità di presenze può essere definita anche non in maniera continua, ma anche con una certa discontinuità, basta che ci sia un numero di presenze che sia riscontrabile da questo registro di riferimento. Quanto riguarda l'attività in forma itinerante, che è la SCIA di tipo B, come abbiamo visto, a volte le Scusa mandate. Marco, Dimmi. scusa, no vabbè, solamente se può tornare un Prova. attimo sulla quella precedente. Questa? Allora, sì, perfetto. Allora, no, più che altro perché molte volte sui manuali o anche magari sentite spesso, cioè la maggior numero di presenze maturate nei mercati, beh, sono le cosiddette spunte, che è un'operazione che molte volte viene fatta dagli operatori di polizia locale, addetti magari al controllo commerciale. Questa come avviene? Al momento in cui c'è un mercato, ci saranno sicuramente dei posti liberi, dei posti che magari per qualche motivo, dei posti lasciati liberi da chi ha il posteggio per motivi, diciamo, di ferie o comunque motivi non gravi, ecco, diciamo. E di conseguenza questi posti possono essere dati in uso per quel giorno ai soggetti che hanno l'abilitazione e che sono magari interessati a lavorare in quel mercato. Tutti gli altri, cioè chi non lavora, verrà registrato in un elenco e ogni volta che i suddetti soggetti si presenteranno presso quel mercato e non monteranno, usando un termine tecnico, cioè vuol dire non eserciteranno la loro attività, saranno spuntati su questo elenco. Per cui, nel momento in cui verrà bandito dal comune che ha in gestione quello spazio di mercato un bando di concorso per la cessione, per la durata dei 12 anni, come riporta la legge regionale Toscana 61 del 2018, del posteggio, il requisito, appunto, il maggior numero di presenze sarà quello che sarà stato maturato presentandosi presso il detto mercato, seppur non lavorando. Infatti, molte volte ci sono molte persone che arrivano presso i mercati, fanno la cosiddetta spunta e poi vanno via perché, bene o male, il mercato magari è pieno, oppure non hanno quel punteggio che gli permette di montare la. Volevo solamente chiarire un pochino meglio Sì, questo io concetto. volevo chiarire una cosa, scusami, ma vedi anche te dei segni rossi sullo Sì, schermo? sì, sì, sì. Sinceramente non so da dove derivano, ma No, non ci sono più, non lo so, qualcuno che evidentemente ha.
Anche prima c'era uno che ha fatto una modifica sui sottotitoli, ma non ho Allora, capito. nel senso, ricordiamo di non fare modifiche, a maggior ragione se attivate l'audio, ovviamente tutto ciò è possibile, nel senso se volete fare delle domande, degli interventi con degli audio, Ben accetti, cioè, gli magari interventi sono ben accetti, cioè sì. accetti, però magari non modifichiamo la natura delle slide perché sono anche delle slide che andranno poi, oltre che registrato ora in diretta, ma anche poi su dei canali acquisibili a tutti, quindi insomma, questo mi sembra doveroso ricordarlo per tutti. Bene, per quanto riguarda appunto, dicevo, l'attività in forma itinerante è sottoposta a SCIA, quindi abbiamo già il titolo abilitativo di riferimento, e si è abilitati anche per altri tipi di attività, che sono l'esercizio dell'attività al domicilio del consumatore, quindi perché il soggetto si trova in determinati luoghi per motivi di lavoro, studi e quant'altro. L'esercizio dell'attività nei posteggi che sono occasionalmente liberi nei mercati di riferimento oppure posteggi anche fuori mercato e la partecipazione alle fiere, anche in questo caso di ambito nazionale. Per la somministrazione di alimenti e bevande, gli esercizi di somministrazione hanno facoltà di vendere anche per asporto, senza avere ulteriori titoli autorizzativi. Gli alimenti e le bevande somministrano. Quindi, quando il soggetto è titolare del provvedimento che le autorizza la somministrazione di determinati tipi di alimenti o di bevande, va da sé che lo stesso può anche vendere le stesse per asporto, senza avere un ulteriore titolo abilitativo. Posso somministrare bevande alcoliche di ogni gradazione, tutte quelle modifiche che vengono fatte oppure all'interno dell'attività che sono legate all'apertura, ampliamento, riduzione e quant'altro, come vi dicevo anche precedentemente, sono legate al provvedimento SCIA. Per la somministrazione di alimenti e bevande bisogna siano rispettati requisiti morali e professionali. Per quanto riguarda determinati tipi di attività all'interno dello stesso, che sono, per esempio, lo spettacolo, trattenimento, svago, legate a determinati tipi, per esempio, di locali notturni, sale da gioco e quant'altro. Rispetto dei soli requisiti morali, per ad esempio, quando viene effettuata l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, per esempio, nei circoli oppure in altri tipi di attività. Quindi, sostanzialmente, che cosa ci dice questa slide? Che c'è un'attività che è la stessa, che è la somministrazione di alimenti e bevande, e il legislatore pretende due tipi di requisiti che sono diversi a seconda di dove questa attività viene esercitata. Se è esercitata nell'ambito di un'attività di spettacolo, di trattenimento, svago e quant'altro, è necessario che il soggetto, o comunque soggetti che vi fanno parte, rispettino i due tipi di requisiti che abbiamo visto inizialmente, morale o di onorabilità e professionali. Se invece sono esercitate all'interno di circoli, sagre e quant'altro, necessitano soltanto i requisiti morali. L'articolo 689 del codice penale ci delinea un tipo di illecito e un tipo di illecito nell'ambito di un'attività, che è quella che ci dice con termini ormai desueti, ma che ci fanno capire che l'esercente di un'osteria, un altro pubblico spettacolo civico, quindi sostanzialmente il soggetto che somministra in un luogo pubblico o aperto al pubblico bevande alcoliche a chi? A soggetti che hanno meno di 16 anni oppure a soggetti incapaci per determinate condizioni, che possono essere anche delle condizioni psichiche, quindi a soggetti che non sono in grado, secondo il legislatore, di intendere e di volere, è previsto un reato che va a colpire colui che somministra tale tipo di, ad esempio, di bevande alcoliche, in questo caso, legato a un reato contravvenzionale che prevede l'arresto fino ad un anno. Questo molto spesso capita quando ci sono il controllo delle attività commerciali, come possono essere i locali, discoteche e quant'altro. C'è anche un'attenzione da parte degli organi di polizia che controllano che queste bevande non vengano somministrate, non tanto a soggetti che comunque sia possono essere capaci di intendere e di volere, ma quando queste somministrazioni riguardano a coloro che, ad esempio, sono manifestamente ubriachi oppure ai minorenni infrasedicenni. Quindi in questo caso, data la gravità
dell'illecito commesso di natura penale da parte di colui che somministra queste bevande alcoliche a questi determinati tipi di soggetti, il legislatore prevede un illecito di natura penale che è identificato con l'arresto fino ad un anno. Se a un aumento della pena, come vi dicevo prima, vi parlavo di manifesta ubriachezza, quindi se dal fatto deriva l'ubriachezza, e tutto ciò comporta come sanzione accessoria anche la sospensione dell'esercizio commerciale. Passando alla parte sanzionatoria, abbiamo le sanzioni legate al commercio su area privata. Quindi, coloro che la esercitano senza titolo abilitativo oppure in mancanza di requisiti, come abbiamo detto, che sia di natura morale e professionale, è prevista una sanzione pecuniaria amministrativa che va da 2.500 a 15.000 euro, che in base all'articolo 16 della legge 689 dell'81, come diceva Massimo prima, molto spesso le materie che noi studiamo sono interdisciplinari e quindi vanno ad incidere, per esempio, su altre leggi. Abbiamo visto la 241 del 90, in questo caso vediamo la 689 dell'81, quindi sarà una sanzione pari a 5.000 euro più la chiusura immediata dell'esercizio oppure la cessazione della stessa attività. Nel caso in cui si hanno altri tipi di violazioni che dal legislatore, questo prendetelo col beneficio di minore importanza, quindi sempre importante, non certo esercitare l'attività senza avere un titolo abilitativo, diciamo, è non plus ultra di un illecito di natura amministrativa che si può compiere e commettere. Il fatto di altri tipi di illeciti che possono essere compiuti, come ad esempio l'attività senza rispettare determinate normative che il legislatore prevede, e che sono tassativamente previste dalla normativa, come ad esempio in materia igienico-sanitaria, di edilizia, di sicurezza e quant'altro, è prevista sempre una sanzione di natura amministrativa da 500 euro a 3.000 euro, quindi sostanzialmente in base alla 689 dell'81 ex articolo 16, 1.000 euro. Si dice che in caso in cui ci sia una sanzione, un illecito di natura particolarmente grave, oppure che la violazione, quindi l'illecito, sia perpetrato e quindi reiterato nel tempo, si può pensare ad una sospensione dell'attività per un periodo che il legislatore ha stabilito non superiore a 20 giorni. Quando è che si parla di reiterazione? Perché il concetto di reiterazione, come vedete, le tempistiche, reiterazione recidiva che avete visto in determinati tipi di attività che possono essere la recidiva, ad esempio, di natura penale, in questo caso la reiterazione bisogna che abbia una identificazione nel tempo. Quindi si parla di reiterazione nell'ambito del commercio quando la violazione è stata commessa per 2 volte nell'arco di un anno circa, quindi sono 365 giorni, che coincide con un anno, diciamo, tranne se il 28 o 29 febbraio, quindi ho detto un anno circa in base al tipo di anno, però sono 365 giorni se si vuole essere precisi nella normativa, da calcolarsi, quindi a partire dall'ultima violazione, e questa è l'eccezionalità molto importante. Quindi si parla di reiterazione anche se la prima violazione, se per la prima violazione abbiamo effettuato il pagamento in misura ridotta della sanzione. Quindi, a differenza, ad esempio, del codice della strada, nel caso in cui si ha un pagamento della sanzione, si riparte ex novo nel procedimento. Per quanto riguarda la materia della polizia commerciale, la materia commerciale in senso stretto, anche se c'è stato effettuato il pagamento in misura ridotta della sanzione, a partire dall'ultima violazione, nell'arco sempre di questi 365 giorni, sono pari circa ad un anno, abbiamo reiterazione se commessa per 2 volte, quindi l'eccezionalità sta nel fatto che potrebbe sviare sul pagamento pregresso della sanzione, il possibile pagamento, diciamo, a livello potenziale, in misura ridotta della sanzione prevista per la prima violazione. Le sanzioni su. Volevo, Sì? scusami, volevo, sulla sospensione dell'attività. Allora, volevo chiarire questa cosa. La sospensione dell'attività non viene determinata dall'organo di controllo, cioè dalla polizia locale, ma viene determinata da un terzo soggetto, che in questo caso è il soggetto che è il dirigente del settore commercio. Il dirigente del settore commercio è il responsabile a livello
comunale per quanto riguarda il tipo di abolizzatori, ed è lui che determinerà, mediante una sua ordinanza determina, per cui un altro atto amministrativo, un altro atto, un provvedimento amministrativo, che sarà poi notificata al titolare dell'attività che a causa della particolare gravità o reiterata violazione gli sarà impunto la sospensione dell'attività, appunto come diceva Marco, per un periodo non superiore a 20 giorni. Anche qui il dirigente, dobbiamo fare riferimento al testo unico degli enti locali, articolo 107, che definisce chi è, cioè il dirigente, che è appunto quell'organo monocratico, scusate, che ha il potere di rilasciare autorizzazioni, ma anche di determinare le sospensioni dell'attività quando appunto ci sono queste situazioni. Vai, Marco. Allora, per le sanzioni sul commercio su area pubblica, partiamo sempre dalla sanzione per antonomasia, quella di esercitare l'attività senza titolo abilitativo, oppure con concessione di un posteggio senza avere i requisiti professionali e morali previsti, oppure nelle zone vietate stabilite dall'ente locale di riferimento, abbiamo una sanzione pecuniaria amministrativa, come vi dicevo prima, di 5.000 euro. In questo caso non ci sarà la chiusura dell'attività, ma il sequestro in via cautelare delle attrezzature e delle merci. Sequestro volto come provvedimento, come ben sapete, il sequestro è volto alla confisca degli stessi o al dissequestro, questo in base al procedimento come andrà avanti, però di fatto è volto alla confisca. Il sequestro è legato alle attrezzature e alle merci. Allora, in questo caso vi faccio un esempio pratico. Quando viene esercitata l'attività in un posteggio, in un mercato, ad esempio, non alimentare, abbiamo come merci, diciamo, dei capi di abbigliamento. Faccio un esempio, dove poggiano questi capi di abbigliamento e poi abbiamo anche il mezzo, per esempio, il furgone con cui il soggetto è arrivato al posteggio, comunque il furgone che è un riferimento ed è legato proprio al posteggio di riferimento. In questo caso, molto spesso so che viene fatta un'attività che non è la corretta interpretazione della norma, perché viene sequestrata la merce, quindi i capi di abbigliamento, magari i banchi ove è presente la merce, ma non viene sequestrato il furgone. Di per sé la normativa parla di sequestro cautelare delle attrezzature e delle merci. Quindi la tenda, il furgone, tutto ciò che rientra nel posteggio, anche il furgone, è sì un mezzo, un veicolo, ma in quel caso ha lo scopo di essere un punto di appoggio per le merci che vengono vendute e un punto di appoggio per il titolare che esercita l'attività commerciale nell'ambito del posteggio di riferimento. Quindi deve essere sequestrato le merci, tutto ciò che è idoneo a supportare le merci, quindi anche il furgone del venditore ambulante in questo caso. Questa è una precisazione che tendo a fare perché molto spesso c'è un'interpretazione nebulosa di ciò che deve essere sequestrato. Quindi in questo caso deve essere sequestrato tutto. Penso di essere stato chiaro. Caso, dicevo, di violazione, io ho sottolineato di minore importanza, però insomma questo, per esempio, l'assenza del titolare del titolo abilitativo ad esercitare l'attività o comunque colui che non ha la qualifica di dipendente e quant'altro, sanzione pecuniaria amministrativa pari a 500 euro. Quando il pagamento della sanzione avviene entro 60 giorni, il sequestro è revocato e si procede alla restituzione delle attrezzature e delle merci. Quindi si procede sostanzialmente al dissequestro e quindi non segue l'iter volto verso la confisca. Per particolare gravità o reiterata violazione si applica sospensione dell'attività di vendita per un periodo diverso da quello precedentemente visto. È un periodo che va da 10 a 20 giorni. Per la sospensione, la reiterazione, si ha quando sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un periodo di 365 giorni a partire dall'ultima violazione, anche se si è proceduto al pagamento in misura ridotta della sanzione. Quindi segue lo stesso iter che abbiamo precedentemente visto. L'unica differenza è legata agli illeciti di particolare gravità o di reiterate violazioni e il termine legato alla sospensione, che è un periodo che va da 10 a 20 giorni, quindi, mentre precedentemente abbiamo visto che è un periodo non superiore a 20 giorni, quindi vi era solo un massimale, in realtà in questo caso
viene definito un periodo che va da un minimo ad un massimo. In questo caso, poi, questo lo troverete nelle slide, vi ho riportato dei quiz che in questo caso, insomma, poi le potete affrontare, sono 5 quiz, ma proprio a scopo riepilogativo, che poi vi verranno inviate, insomma, come slide, come, per esempio, se il commercio su aree pubbliche senza la prescritta autorizzazione o fuori dal territorio previsto della stessa autorizzazione costituisce un illecito amministrativo, penale punito in reclusione, penale di natura contravvenzionale. Questi sono dei quiz che comunque vi potete fare, ci sono anche le risposte. Volevo volgere all'ultimo atto, quindi vado avanti, questa insomma poi li potete far inviare semplicemente anche dalla Omnivis. Questo mi interessava maggiormente per poi lasciare spazio alle domande finali e ad altri interventi anche di Massimo. Questo è un verbale che vi troverete a fare soprattutto per coloro che operano sia in un servizio di polizia commerciale in senso stretto, ma anche per un servizio di pronto intervento, di prossimità e quant'altro, perché in aree di commercio ci troviamo spesso di fronte al verbale, che è un verbale legato oltre a quello previsto dalla normativa, quindi gli extra codice che prevedono la sanzione pecuniaria che va da un tot, da un minimo a un massimo, poi col pagamento in misura ridotta prevista 6,8,9 e quant'altro. Questo verbale è un verbale di sequestro di merce e attrezzature, come vi dicevo prima, per vendita abusiva su area pubblica, che trova riferimento normativo della legge regionale toscana 62 del 2018 dagli articoli 119 e seguenti. Come diceva Massimo prima, è indirizzato in base all'iter che viene seguito, all'iter procedimentale previsto dalla 689 dell'81, al dirigente del SUAP. Massimo ha fatto riferimento sulla rivoluzione copernicana che è avvenuta tra la divisione tra cariche politiche e cariche tecnico-amministrative. In questo caso non contabili, però tra gli organi di natura tecnica e gli organi di natura politica. Quindi in questo caso è sancito che viene definito, viene inviato il rapporto al dirigente del SUAP, abbiamo un numero del sequestro e quando è compiuto il sequestro. Poi, come vedete, questo è un atto che comunque sia può essere richiesto in sede concorsuale, che è un atto che sostanzialmente viene effettuato anche da un punto di vista lavorativo. Abbiamo data e luogo che sono gli stessi degli atti, i sottoscritti che sono i verbalizzanti che compiono l'atto, dice di aver proceduto al sequestro di merci e attrezzature poste in vendita in maniera abusiva su area pubblica, nei confronti di chi? Quindi l'identificazione del soggetto, poi si dà atto che lo stesso soggetto è presente o meno a tale tipo di operazione, quindi in questo caso è presente lo stesso. La violazione di un specifico riferimento normativo di legge, sempre legata alla legge regionale toscana 62 del 2018, che è l'articolo 34,1, che è il precetto, e l'articolo sanzionatorio, che è il 116,1. La violazione è stata contestata, come vi dicevo, con il verbale, quello che prevede la sanzione pecuniaria amministrativa di riferimento, quindi riferimento a quel verbale, numero del, che quindi verrà fatto nella stessa data. Perché contestato, si è detto che il soggetto è presente alle operazioni. Bisogna fare un elenco dettagliato, specifico e comunque sia congruo, pertinente ed esaustivo di tutte quelle che sono le cose sequestrate con la relativa quantità di riferimento. Identificare la proprietà delle stesse, comunque con il trasgressore che abbiamo prima identificato, quindi possiamo mettere di qui sopra. Del soggetto obbligato in solido, il fatto che il materiale oggetto di sequestro e lo stato d'uso dello stesso, gli oggetti sequestrati, ovviamente fatto sì che siano posti sotto sequestro, dove vengono messi e i sigilli di riferimento, perché ovviamente con il sequestro va da sé che vi sono dei sigilli per dare identità alla cosa sequestrata. Dove viene custodito il materiale? Perché comunque il materiale c'è un termine entro il quale il soggetto può fare ricorso e procedere quindi ad un dissequestro dello stesso, oppure il materiale viene custodito per poi essere successivamente, con un provvedimento successivo, confiscato, in quanto il sequestro, come abbiamo detto, è una misura cautelare volta alla confisca. Ovviamente il signore, la signora, quindi viene reso edotto, quindi il trasgressore viene reso edotto che contro questo sequestro, quindi contro questo verbale di sequestro, contro questa operazione di sequestro,
si può fare ricorso, come abbiamo visto all'inizio, al dirigente del SUAP del comune di, che è dove viene indirizzato, perché autorità competente, l'abbiamo detto, in base alla 689 dell'81, al quale viene trasmesso questo, che è il verbale di sequestro, insieme al verbale di riferimento extracodice, prevede la sanzione pecuniaria amministrativa, ad eventuali rilievi fotografici previsti all'articolo 13 della 689 dell'81, e il tutto come corollario della relazione di servizio, del rapporto di servizio, come dice più precisamente la legge 689 dell'81, che deve essere indirizzato al dirigente del SUAP, quale organo di riferimento. Fatto letto e sottoscritto come tutti i verbali, il trasgressore, l'obbligato insolito, se presente deve essere anche rilasciata copia, e i verbalizzanti che hanno preceduto al sequestro. Io con questo ho concluso, se Massimo vuole aggiungere alcune importanti precisazioni e se vi sono delle domande da parte di coloro che hanno assistito a questa lezione. Vabbè, l'unica precisazione che voglio fare è che nel momento in cui faremo il sequestro, contestualmente al verbale di sequestro che vi ha mostrato Marco, dovrà essere contestato anche il verbale effettivamente del mancato titolo autorizzatorio, per cui oltre al verbale di sequestro dovrà essere contestato anche il verbale Sì, di io contestazione. ho fatto, guarda, il riferimento del verbale sequestro, però vedi, Sì, no. questa la violazione è contestata a un verbale numero che sarà una contestazione, anche se nei verbali extracodice non è obbligatoria la contestazione come in quelli del codice della strada, in questo caso sostanzialmente l'azione viene fatta contestuale, quindi insomma sono tutti quei... Sì, era proprio Sì. per chiarire meglio che, bene o male, non è che si fa solamente un verbale di sequestro, ma si fa anche un verbale di contestazione collegato al verbale di C'è anche un sequestro. rapporto No. di servizio da inviare al dirigente del Certo. SUAP per la 689. Certo. No, io non aggiungerei altro, a parte questa piccolissima. Rimango in attesa di eventualmente domande da parte dei partecipanti, se ci sono. Sento che qualcuno ha aperto il microfono, per cui spero che ci debba fare una domanda. Anna, hai aperto il microfono? Vuoi fare una domanda? No, al momento no, grazie. Buonasera Buonasera, comunque. buonasera. Allora, puoi chiudere per favore il microfono? Grazie. Non c'è nessuna domanda? Siamo stati Tutto chiaro. chiarissimi. Niente. Niente. No, io non aggiungerò altro. Ah, no. Ah, va bene, sì, una piccola cosa, sì, che mi ero appuntato, che Marco non ha detto, ma che sicuramente le è sfuggito. Quando si parla della forma itinerante, allora, cosa viene inteso come forma itinerante? La forma, cioè proprio che il soggetto, il venditore, non avendo un posteggio, deve proprio itinerare, cioè vuol dire che deve proprio camminare, se fosse a piedi o comunque con un mezzo, comunque spostarsi e fermarsi solo ed esclusivamente il tempo necessario per eseguire la vendita. Ora, la Regione Toscana non ha regolamentato, come per esempio nella Regione Puglia o nella Regione Campania, alcuni percorsi anche all'interno delle città dove è consentito ai venditori ambulanti itineranti di sostare per un arco di tempo abbastanza limitato, 20-30 minuti a seconda della normativa regionale, questi possono sostare lì, effettuare la loro vendita e poi andare nella piazzola successiva, che sarà un chilometro, 500 metri, non conosco esattamente le distanze, e di fermarsi di nuovo ed effettuare una nuova vendita e così via. Perché questo? Perché la forma itinerante, appunto, essendo, come dice il nome, itinerante, deve camminare. Tanto che, appunto, se il soggetto viene trovato a fermare, e vi faccio un esempio, spero lampante, almeno dalle nostre parti, molte volte, spesso, anzi, capita di trovare in una piazzola, magari di sosta, un bel furgoncino che ha messo a terra un centinaio di vasi, cocci, piante, roba varia. Al momento del controllo, ovviamente, che cosa risulterà? Risulterà che il soggetto è
un itinerante, ma che in realtà è fermo lì dalla piazzola, salvo non ci sia una regolamentazione regionale da più tempo di quello che magari c'era. O in alcuni casi, come la regione toscana che non ha regolamentato questo, lui praticamente è fermo lì da un tempo maggiore da quello che era. Sì. E di conseguenza lì gli verrà contestata una violazione proprio per questo. Niente, volevo solamente aggiungere questo perché. Faccio una precisazione su quello che hai detto. Allora, diciamo che talvolta la tempistica e il limite in metri che prevede appunto la distanza da un punto in cui si è fermato il venditore ambulante e il punto praticamente dal primo punto, per esempio, al secondo punto, è disciplinato da non dalla regione ma da alcuni regolamenti comunali, dei vecchi regolamenti comunali di alcuni enti. Il fatto è che molto spesso tutto ciò è ricorribile perché è vero che il soggetto deve essere in continuo movimento, è vero che c'è un'interpretazione restrittiva e dice che il soggetto praticamente dovrebbe circolare per tutto il territorio, comunque sia di interesse dello stesso, fermarsi soltanto a chiamata del cliente, diciamo, ove possibile. Però ciò ha creato anche una serie innumerevoli di ricorsi, perché molto spesso, per esempio, in base a dove il cliente chiedeva la prestazione, non c'era un luogo idoneo per potersi fermare e servire il cliente o il consumatore in condizioni di sicurezza. Quindi, diciamo che ci sono stati dei ricorsi e che è sempre rimasta materia nebulosa, anche se il principio è quello della movimentazione che è del tutto corretto, però molto spesso mancando i parametri effettivi di riferimento per poter esercitare l'attività, ciò viene praticamente lasciato ad una interpretazione nebulosa e molto spesso operare da un punto di vista sanzionatorio è soggetto al ricorso perché andrebbe valutato da caso a caso, o prima conoscendo eventualmente se il regolamento comunale ha previsto, e ce ne sono veramente pochissimi, sia il limite di distanza nelle zone ovviamente non interdette, e sia anche la possibilità di poter esercitare questo tipo di attività in sicurezza. E molto spesso ciò non è possibile, specialmente pensa a quelle zone montuose o a quelle situazioni in cui il soggetto si trova in una condizione disagiata per poter fare questo tipo di attività. Era soltanto per precisare anche dal punto di vista di ricorsi, che poi è importante sanzionare, ma è importante anche capire in una logica di ricorsi a che cosa andiamo incontro. Va bene, se ripropongo, se c'è qualcuno che vuole fare delle domande, se no. Se è tutto chiaro, tanto questa lezione andrà anche su YouTube con la Omnevis. Ve la potete comunque sia riascoltare, rivedere appena insomma inviamo il materiale e niente, quindi e le slide verranno comunque sia messe a disposizione della Omnivis. Per ogni dubbio anche successivo, sia io che Massimo siamo presenti e siamo pronti a rispondere in ogni momento alle vostre domande. Io direi siamo a conclusione Va e bene, terminiamo la niente. registrazione. Un saluto da tutti. Ringrazio Marco. Io ringrazio Massimo, Grazie. come sempre, sempre Io. utilissima la sua presenza. E ringrazio i partecipanti e diciamo alla prossima riunione, alla prossima lezione su un altro argomento. Beh, quindi, grazie mille, molto interessante. Ci fa piacere questa cosa. Seguiteci sui canali YouTube di Simone Chiarelli e Omnialis e alla prossima. Ciao Marco. Ciao Massimo, ciao a tutti, Buona buona serata. serata a tutti. Ciao. Buonasera, grazie. Record.